Radio Brown the Rocks, la tua radio. Smack my bitch up. Oh, vai a vedere chi è, per favore. Vai a vedere. Vado. Chi è? Siamo quelli di Just Speak. Sono quelli di Just Speak. Sì, ma qualcuno ci apre. Il bello di Just Speak è stare insieme. Sai già che succederà, che se all'ultimo si aggiunge nuova gente, lo sai già che devi fare, e Just Speak ti può salvare. Dai, restate qui, che su Brown the Rocks c'è Just Speak. Sono tutti qua i più belli e divertenti. Dai, restate qui, che con voi adesso c'è Just Speak. Buonasera a tutti, bentornati su Radio Brown the Rocks. Sta per iniziare l'ultima puntata della stagione di Just Speak, quindi questa era la penultima volta che sentirete la nostra bellissima sigla. Che buonasera tristezza. Sara, benvenuta. Buonasera ragazzi. Come stai? Bene. Un po' triste. Sei stanca? Perché, un po' stanca, ma un po' triste perché è l'ultima puntata. Fino a settembre, dai, diciamolo, fino a settembre. Questa sera abbiamo una ospite. Oh yes. Che lei è in realtà... sarebbe potuta essere ospite già la settimana scorsa, ma ai noi ce l'hanno rubata. Era richiestissima, perché queste sono le sue settimane. La settimana scorsa ha annunciato quello che è il suo progetto, e questa settimana siamo riusciti ad averla anche noi di Just Speak. Quindi benvenuta a Isadora. Ciao a tutti. Benvenuta. Ciao. Andiamo bene. Ma come andiamo bene? No, stavo scherzando. Stavo scherzando. Ciao Isa, benvenuta. Tu ormai sei quasi di casa qui. Ormai sì, tra questa settimana e settimana scorsa. Sì, sono sempre qui, tra un po' prendo una residenza. E come? Eri già lì la scorsa settimana? Più in là. Più in là. Ti trovi sì. Meglio di Corilla? No, perché noi con i impotenti mezzi a nostra disposizione possiamo farti anche... ma guarda, teletrasportarci. Cioè l'aria condizionata si sta meglio adesso. Perfetto, vedi? Shock. Siamo shock. Migliori di Good Morning Bra. No, fantastico. Non si può dire. No, non è vero, stiamo scherzando. Ciao Roby, ciao. Stava scherzando, non ti invito più Roby se dici una cosa. No, sto scherzando. Comunque stasera parliamo, ovviamente, diciamo che la puntata, è essendo l'ultima, c'è un po' suggerito l'argomento, ma non vogliamo, non lo diciamo ancora, solo perché non vogliamo dirlo, perché in realtà i nostri ascoltatori, tra l'altro è uscito un sondaggio e è risaputo che i nostri ascoltatori sono quelli più intelligenti di tutti i programmi di Radio Brown the Rocks, quindi sicuramente avranno già capito tutto, qual è l'argomento, ma io non lo dico ancora, perché lo lascio dire come nostro solito alla prima canzone della puntata. Comunque sia, vi dovrete abituare ad un'estate senza Just Speak. No. Ma non vi preoccupate, perché poi alla fine non è mai la fine. Ritorneremo. Questa è Mi abituerò di Luciano Ligabue. Partiamo così. Mi abituerò a non trovarti. Mi abituerò a voltarmi e non ci sarai. Mi abituerò a non pensarti quasi mai. Quasi mai, quasi mai. Alla fine c'è sempre uno strappo e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto. Ha dato e poi chi ha preso
ciao Luca, grazie a tutti, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao ragazzi. Lorenzo Giovanotti sulla coda di Ligabue, questa era Mia Vita Ero che abbiamo usato per aprire l'ultima puntata di Just Speak. E infatti, come i più attenti di voi avranno notato, questa sera parliamo di fine. Oh già, eh già, purtroppo. Ringrazio Lorenzo che ha deciso fine di salutarmi così. No, guarda, e anche questa sera non ha schiataccia. Niente, oh. Non ha salutato. Cioè, Isa, nulla, non riesce a far dire a Giovanotti ciao Luca, ciao Sara. Sai perché? Ma no. Sai perché tagliata saluta solo fuori. Me? Te lo faccio sentire subito. No. Perché Luca sei per me. Posso dire che questo pezzo non mi mancherà durante l'estate? Tu non mi mancherai, Luca, non va mi bene. Mancherà. Anche perché no, in realtà scherzo. Io non sono Luca. Sono Illo. Ma cosa? È così, Isa, lascia perdere. Un po' pazzi. Di pazzia, noi dai, l'ultima pazzi. Puntata vale quasi tutto. Allora, Isa, tu sei qui perché tra poco dovrai parlarci della tua iniziativa. Ne avrei già parlato in abbondanza, ma qui... potrebbe succedere di tutto, nel senso noi non ti faremo le domande canoniche, ci dirai tu quello che vuoi, poi a noi ci verranno in mente delle altre domande, quindi fai attenzione a in quel... freestyle, esatto, fai attenzione. Aiuto, a... Allora. A quello che dici, perché potrebbe essere usato contro di te. Abbiamo iniziato tranquilli, adesso metto una canzone che in realtà Isa apprezzerà, perché arriva dal bagaglio del punk rock, che so che Isa apprezza molto, in quanto io e lei abbiamo un passato punk, come... esatto, un passato in questo ambiente punk rock. Io non lo sapevo questa cosa. Si scoprono tante alla cose. Alla fine si scoprono tante cose. Alla fine di Just Speak si scoprono tante cose, tanti altarini vengono, come a si galla. Dice, esatto. E quindi per metterti a tuo agio, prima di quello che dirai, ti dedico questa canzone degli Anti-Flag che si chiama This is the end for you, my friends. Wow! Ottimista, eh? Seems every station on the TV is selling something no one can be. If every page was torn from the magazine, would cast still cast a media machine? Your product's image to pursuit are endless. Identity can leave you selfless. We will not witness this anymore. Oh,
This is the end for you, my friend, dedicata a Isadora, che questa sera è qui nel programma, si chiama Just Speak. Questi erano gli Anti-Flag. Ora tocca a te. Tocca a me. Ti abbiamo anticipato tutto quello che potrebbe succederti e adesso devi far sì che non ti succeda nulla di grave. Beh, infatti spero non sia un augurio questa canzone. No, non ti preoccupare. E meno male che te l'ha dedicata, che è romantico per tuo amico. Volevo parlare un pochino del concetto di fine, in realtà, perché a volte la fine può essere sia una cosa bella che una cosa brutta. Isadora, detta Isa per gli amici e per tutti quanti. Ovviamente. Appena finito la sua prima fatica sì, grossa così. Sì, così grossa, sì. E lei è una pittrice, dipinge con una tecnica particolare. A mosaico, come l'hanno definito, non so. Tu come lo definisci? Mosaico, come l'hanno definito? Io dico sempre a macchie. Però tutti dicono mosaico e in effetti sembra. Può ricordare. Così. Sì. Praticamente tu che fai, in parole povere, prendi un soggetto. Allora, scatto innanzitutto una fotografia. Okay. Il soggetto lo lavoro su Photoshop, applico un filtro, mi sistemo tutto in chiaroscuro. Da lì riporto su tela e vado tutto a mano su tela. Passo prima l'ecolin, che sarebbe tipo un inchiostro nero, e poi vado con queste macchie, mosaico, ma c'è tutto un processo per essere tutto equilibrato. I colori devono essere equilibrati comunque nello sfondo. Perfetto. Sì, è una cosa strana, okay, ma è una pazza. Questo era giusto per far capire che cosa fa Isa nel suo lavoro. Questo non ti bastava fare soggetti a caso. Cosa hai deciso di fare? Ho deciso di fare la Divina Commedia in versione robeccia. Volevamo farlo anche noi di Just Speak, poi abbiamo detto ma lo fa già Isa. Ma no, ma poi è troppo semplice. Esatto. No, cioè, voglio dire. Sì, infatti. Sì. Quindi quante tele hai fatto per questa roba qui? 66. Pazzesco. Ma Route a caso? 66. No. Ma qui ti volevo. Ah, no, aspetta, il numero a caso. Sì, il numero è completamente a caso. Ma no, non so, il percorso no, c'è stato un percorso, cioè perché io riprendo da Pollenzo fino a Bra, cioè l'inferno parte da Pollenzo e la Zizzola è il paradiso, quindi c'è tutto un percorso molto studiato, molto preciso, da venirne pazze proprio. Sì. Andiamo bene. viva Sorella. No, ma la cosa bella è che adesso hai finito. Quindi, finalmente, dopo 2 anni. Esatto, volevo arrivare qui. Per te questa fine è più un sollievo o una disperazione? Perché è così che succede, no? A volte, sai, tipo quando finisce la scuola è un sollievo. Se finisce una relazione è quasi una disperazione. Dipende da che punto. Dipende esatto, da com'è, dipende la relazione, dal punto di vista. Volte. Tu che qui hai comunque finito la tua opera, come stai? Come ti senti? Ma è una sensazione strana comunque, perché da una parte sono sollevata, ma dall'altra è come se avessi finito qualcosa, era diventato parte integrante della mia routine. Quindi mi manca un pezzo, da una parte veramente mi manca un pezzo. Non ti senti anche, cioè non hai quella sensazione di dire e adesso cosa adesso faccio? Cosa fa? Sì, assolutamente, ecco, non ho dormito la scorsa bianca. Notte. Come quando, esatto. Come quando finisci una serie TV e dici e adesso cosa faccio? E adesso la mia vita non ha più sì, senso. Sì, quando ho finito Game of Thrones praticamente, sì, così. Prima una sensazione è quella anche adesso. Sì, che da una parte è felicità, dall'altra parte il vuoto, il baratro, quindi dagli estremi. Una via proprio. Di mezzo. Cioè, c'è sono due estremi nella mia testa. Sì. Quanto ci hai messo a fare tutte le tele? 2 anni. La la. Hai iniziato prima del lockdown? Prima della pandemia. Pre-pandemia, una roba. E la pandemia ha aiutato ad avere più tempo per farle? Più o meno. E no, perché non riuscivi a fare le foto. Esatto, perché giusto. Le persone, appunto, uso delle persone vere, reali, proprio del territorio braidesi, per interpretare i personaggi danteschi. Quindi dovevo incontrarli e non potevo durante la pandemia. Quindi è stato un casino proprio. Sì. E tra l'altro, grazie. Tra l'altro, ci sono anche dei soggetti della radio. Ah, sì. Allora c'è Roby, c'è Nicola Brizio, c'è Chiara, gente di Citru.
E poi basta, sì. Tutti tranne noi praticamente. E noi che ti stiamo ospitando qua, grazie. Grazie, no. Isa, ce ne ricorderemo. La prossima opera che farai sarà incentrata su di noi, proprio incentrata su dai, di dopo noi. Ci facciamo una foto, così sarà di ispirazione. Ah, sì, sì, dai, assolutamente. Va bene. Assolutamente. Freddura. Prima di dirci quello che farai, ti faccio un breve corso di corso radiofonico, perché la prossima canzone devi annunciarla tu. Vedi che sullo schermo c'è la canzone che hai scelto e c'è un tempo sotto intro. Tu devi parlare in quei secondi, annunciare la canzone dicendo tutto quello che vuoi. Ma attenzione, perché quando scadono quei secondi inizia a cantare l'artista che hai scelto tu. È un balordo, e quindi dovresti finire di parlare tu. Sei pronta? 3, 2, 1, vai. Ok, allora io adesso vi annuncio una cantante fantastica che adoro, Ornella Vanoni, che canta Senza fine. Sappiamo che l'originale è di Gino Paoli, ma mi piace più la sua reinterpretazione. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Senza fine, Ornella Vanoni qui a Radio Brown the Rocks. Ringrazio Robby Fortunato, il nostro in teoria boss, quello che dovrebbe spronarci, aiutarci ad andare avanti, a condurre al meglio il nostro programma, che scrive: Isa molto più brava di te, Luca, a prendere l'intro. Lo accetto, però vabbè, lo accetto. Dai, Luca, lo accetto. Per me il numero uno, t'han detto prima, dai, è giusto. 1-1, palla al centro. Grazie, Robby. 349-192-7726, se volete mandarci anche voi dei complimenti, o almeno a Isa, che se li merita tutti. Grazie. Allora, Isa, abbiamo fatto tutto questo preambolo per arrivare a dire che tu hai fatto tutta questa fatica, ci hai messo il tempo che ci hai messo, che sono 2 anni, sono stati 2 anni molto intensi, ma adesso arriva la parte bella, insomma. Esatto, adesso ci sarà la mostra, quindi aperto al pubblico, chiunque può venire a vederla, e sarà alla Zizzola da sabato 3 fino al 1° agosto, tutti sabato e domenica di luglio. E settimana che fai? Settimana si no, riposa. lavoro ah, altro lavora, che mannaggia. Senti, ma progetti per il futuro ne abbiamo? Oddio, non lo aspetta, quanto tempo ti prendi prima di ricominciare? Un po' di vacanza ci vuole. Sì. Allora, dovrò finire tutto il lavoro arretrato e poi forse magari a settembre faccio qualche giorno in Calabria. L'hai detto anche con stai già prendendo l'accento. Certo, sì, locale. Sì, sai che io assorbo. Infatti sto tanto accento piemontese, perché non mi sono più spostata da qua per questo. Non sono io a scrivere, Luca, è la seconda dose del vaccino. E quindi grazie, Robby. Lo sapevo che tu non avresti mai potuto scrivere una cosa del genere, quindi apprezzo anche che tu sia riuscito a districarti dal mostro che è entrato dentro di te e che mi ha insultato ingiustamente, tra l'altro. Ma che stai a dire? Anche perché so che Robby avrebbe voluto dire: sei per me. Okay, la smetto. Ti prego, fa qualcosa, spegni il suo microfono da remoto. Non si può. Io ho il controllo. Tra l'altro, tu, Sara, dovresti
cambiare postazione e venire da questa parte. Prima o poi succederà. A far la regia? Assolutamente. Bene. Sì. Ok, disastro. Ma non l'ho mai fatto. C'è sempre, c'è sempre una un inizio. Volta. No, però parliamo di fine adesso. Quindi parliamo, dai, di fine, ma poi alla fine, se ci pensi, la fine è anche un inizio. E certo, la fine da solo speaker è l'inizio di speaker più regista. Esatto. Ci sta, ci sta. Siete la fine del mondo. Wow. Ve l'hanno mai detta questa cosa? Se non ve l'hanno mai detta, ve lo dico io. Quella? Ve lo, oddio, dico io. Sei la fine del mondo? No, magari un qualcosa, sì. E invece io vi dico che siete proprio la fine del mondo, che è una cosa, è una cosa un po' brutta, una cosa, realtà, esatto, è una cosa bella. Grazie, ma un gentile, po' brutta. In questo caso è una cosa bella, ve lo assicuro. I pinguini tattici nucleari in verdura, non so se la pensano esattamente così. Ma chi l'avrebbe mai detto che mi sarei trovato qua prima di andare a letto in questa stupida grandissima città, a pensare che forse la tua assenza mi dà conforto più della presenza del resto del mondo. Ed ho cercato il sonno sul fondo di una moca. Siamo pinguini che non sanno scappare dalla foca. Vorrei nuotare ma tu hai prosciugato i mari. Vorrei volare via ma tu mi hai tagliato le ali. Ti sorrisi migliore e hai dati a degli stronzi. Avevi Ricky Cunningham, hai preferito Fonzie. Ma alla fine va bene, alla fine vai scialla. Si sopravvive a tutto ascoltando Lucio Dalla. Siamo la fine del mondo. Da quando sei partita io non ho più paura e riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita così? Sono sopra il mio letto con le tue ossa che hai dimenticato. Faccio uno scacciapensieri e sulla porta lo metterò. Mi avvertirà quando ricordo che ho di te cerca di entrare e io non aprirò. Gli occhi sono stanchi, Netflix non lo rinnovo. Ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo. Una parola è troppa, due invece sono poche. E allora in bocca al lupo principessa Mononoke. Perché non ho più voglia delle canzoni tristi. Io sono come caramelle date dai dentisti. Eravamo benzina, una vita tranquilla. E poi ti ho incontrata ed è scoccata la scintilla. Siamo la fine del mondo di domenica mattina. Siamo una cena a nube di candela fra due taniche di benzina. Da quando sei partita io non ho più paura e riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Siamo la fine del mondo. 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 Che cosa siamo noi? Siamo la fine del mondo. Che cosa siamo noi? Pinguini tattici nucleari, verdura. A proposito di verdura, che è sempre la cosa che voleva che mangiassi io. Era sempre la cosa che mia madre voleva darmi da mangiare. A proposito di tutto ciò, ci scrive mia madre. Wow. Isa sei brava, Sara tu sei brava, ma Luca è straordinario, grazie. Beh dai, cuore di mamma, è giusto, è giusto. La perdono, signore. Numero uno. E sei fissato. Va bene, questa volta era l'unica volta che ci poteva stare. Sei fissato, sei fissato. Va bene, ma parlavamo di fine del mondo e ve l'ho detto non a caso, ma perché... Quindi non perché lo pensi che siamo la non fine del mondo. Non perché lo penso, esatto. Positivo. Dovevo grazie solo legarmi a quello che... Dovevo solo usare l'aggancio, Isa, no, capito? No, non è vero, lo penso molto veramente. Bene. Lo penso veramente perché siete veramente due persone fantastiche.
Grazie. Ora ho sbatto gli occhi. Durante la storia, durante l'arco dei secoli, amen, amen. Era stata prevista molte volte la fine del mondo, lo sapevate? E qui, secondo me, ci sta bene questa. Sì, 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 ci sta. Ci sta, vero? Dai, dai, eccolo. Però ondeggiamo tutti. Ok, io non ondeggio perché sennò non si sente. Dai. La prima fine del mondo sarebbe dovuta essere nel 1260. Perché erano, i medievali erano convinti che nella Bibbia ci fosse scritto ogni segreto del mondo. Bisognava solo saper leggere tra le righe. Così un famoso abate, Gioacchino da Fiore, arrivò a calcolare che nel 1260 dopo Cristo sarebbe dovuto arrivare l'anticristo. Che però non è arrivato. No, e quindi a quanto il mondo pare è andato avanti. Nel 1666 conteneva, 666. Esatto, conteneva il numero del diavolo. C'era stata un'epidemia di peste, c'era stato un incendio devastante a Londra, no. E quindi tutto lasciava presagire che sarebbe successo. Invece non è stato evidentemente così. Falso allarme. Nel 1806 in Inghilterra venne preso come presagio di un'apocalisse un fatto effettivamente strano. Una gallina aveva iniziato a deporre delle uova con inciso sul guscio un'incisione con scritto Cristo sta arrivando. No, Gesù però poi sta arrivando, sì, quello che c'è scritto sempre esatto, in giro. Lì non si intende quello, però era tutta comunque una messa in scena. Ci sono state altre cose che facevano pensare che ci sarebbe stata la fine del mondo, ma non è mai successo niente fino ad arrivare al Millennium Bug. Cioè, ve lo ricordate voi? No, 31 aspetta. Dicembre 1999, 1 gennaio 2000. Piccolino. Cambia il millennio, attenzione, chissà cosa succederà, dovrebbe esserci un blackout pazzesco e invece neanche questa volta niente. L'ultimo, quello che probabilmente ci ricordiamo, no, io sì, voi sicuramente anche, il anche Maya. I più giovani sì, esatto, si ricorderanno, nel 2012 la profezia dei Maya che Maya diceva Maya gioia, basta, dopo questo che il 21 dicembre 2012 sarebbe dovuto finire il mondo con cataclismi, eccetera, piogge acide e quant'altro, e invece a quanto pare, essendo oggi martedì 29 giugno 2021, non è successo. Ma io un po' avevo paura ai tempi quelli dei Maya, c'è cioè, un minimo dicevo boh, sarà? C'era un po' di dubbio. Ma secondo me tutte le volte c'è un po' di dubbio, ma beh, questa me la ricordo, le altre ovviamente no, non, sì, non però mi medesimo nella gente del 1666. A maggior ragione, esatto. I nostri predecessori di Just Speak, che c'era sicuramente già all'epoca, non in questa forma, ma sicuramente c'erano due personaggi strani che facevano molto strano una roba che si chiamava Just Speak in piazza. Stavano intervistando una pittrice che all'epoca pitturava con le mani, non lo so. Sicuramente come sarebbe successo col naso adesso, scusami. Con le mani inteso al posto del pennello, dita. Esatto, okay, con le dita, okay. E secondo me erano un po' impanicate nel 1666. Ci sta. Per fortuna diciamo che non è successo nulla. Se no non saremmo qui adesso a parlarne. Dun, 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 dun. Hai ragione. Comunque sia, il mondo non è finito e finirà secondo me solo quando ce ne andremo. Noi cioè, il nostro mondo finirà solo quando ce ne andremo noi. Abbiamo una responsabilità grande allora. È una responsabilità grande. Quindi facciamo del nostro meglio tutti i giorni. Mato, così lo buttate queste lì. Perle. Cosa ascoltiamo Sara adesso? Ma adesso ascoltiamo una canzone che tra l'altro proprio la dice tutta. Cioè già dice di cosa stiamo parlando. Ok. Possiamo farla partire, la fine di Tiziano Ferro. Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come
Quando ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. E vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero, e non l'ho mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto sempre. Se vi ho deluso, chiedere scusa non servirà a niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. In un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Shock. La fine, interpretata da Tiziano Ferro, ma in realtà è un brano di Nesli, quindi diciamola tutta. Diamo a Nesli quel che di Nesli. Diamo, esatto. Ti prego. Vabbè, dai, ci poteva stare. Ci poteva. Dai, io con Maya Gioia prima, vabbè, non posso dire niente, non posso proprio commentare. Grazie. Ma senza neanche aver parlato già gli applausi. Sì. Ma sensazionale. Assolutamente. Ma allora, a proposito di fine, miei cari, il 4 maggio del 2021 è una data che ha segnato, è la data che ha segnato la fine, la chiusura di Yahoo Answers. Sai cosa hanno detto gli utenti? Isa lo sa. Ho già cosa paura, guarda. Dai, ci stiamo preparando. Eccola. Dai, me l'avete servita su un piatto. Te la sei autocucinata in realtà. Sì, non è che non abbiamo servito. Erano tre giorni che volevo dirla. Ah, da quando mi sono detto che avrei portato questa cosa. No, molto bene. E allora io cosa ho fatto? Ho scovato su internet alcune domande che sono state poste appunto sul forum di Yahoo Answers. Un po' strambe, diciamo. Scusa, hai sentito che pronuncia che ha Sara Isa? Oh, ma grazie. Puoi ridire come si chiama quella cosa lì? Yahoo Answers. Mamma mia. Mamma, amberi con me sto. Dobbiamo fare anche l'effetto amberi con me sto. No? Che forza. Io sono veramente, mi sento come Roby, fortunato ad averti qua nel mio programma. Stiamo andando sempre peggio. Roby, perdonalo, non sa quello che fa dice. E quello che dice. Allora, ad esempio, una di queste domande è stata posta 3 anni fa solo, pensate, è: mi date il riassunto dell'Ira di Achille? Cioè non dell'Iliade, ma dell'Ira di Achille. Andiamo bene. E la risposta è ancora migliore, cioè, okay. La domanda: Achille si arrabbia e li ammazza tutti. Giusto, effettivamente. Onesto. Il dono della sintesi faceva parte di questo utente. Un'altra è: come faccio a farle capire che sono bello dentro? Le devo fare vedere le radiografie? Luca stava bevendo e si sta strozzando. Scusami, dovevo aspettare che finissi di bere. Hai ragione, non ti voglio uccidere come Achille lì. E qui la risposta, c'è stata una risposta o la gente si è rifiutata? Qui si è rifiutata, sì. Giustamente. Shakespeare levati proprio della serie. Un'altra ha scritto: cosa significa esattamente la funzione sull'iPhone uso in aereo? E l'altro ha risposto: muovendo il telefono puoi pilotare l'aereo attraverso l'accelerometro. Fantastico. Ci avrà creduto sicuramente. Sì. Ci ha provato. Secondo me ci ha provato. Poi un altro fa: perché le stelle viste con il telescopio non si vedono con le 5 punte? E sì,
Sì, lo so. Non ho capito perché pancia. Ho capito perché hanno chiuso il sito comunque. Sì, secondo me c'era un po' di imbarazzo. Gli admin, gli amministratori, secondo me avevano un bel po' di imbarazzo. Ma poi cosa abbiamo? Ragazzi, come si toglie il maiuscolo? Tutto scritto in maiuscolo. E tutto scritto in maiuscolo dice: è possibile toglierlo? Mi rimarrà per sempre così? Però funziona male, perché le lettere con l'accento me le mette minuscole. Help! E un altro le ha risposto: è un errore della tastiera, anche a me è successo, rimarrà sempre così. E lui: vabbè, mi sono rassegnato. Fantastico. Tutto in maiuscolo, potete vedere che ho qua lo screenshot di internet. Isa, te ti hanno mai fatto delle domande imbarazzanti così? Cioè, quantomeno stupide per durante questa pazzesco viaggio che hai fatto? Sì. Tantissime, sì, sì. Che non me le ricordo addirittura, talmente tante. Dai, che... una da fare concorrenza a queste? Dai, puoi pensarci. Un momento, puoi ma no, vabbè, mi hanno chiesto sempre se... Ma sono fotografie? Detto, no, sono... Pittura, cioè si vede, oppure, ma le fai tu. Questo è buono. Ma le fai tu no, non è tanto bello, perché della serie, ma veramente le fai queste cose. Però se una fotografia è bello, perché vuol dire che è proprio, cioè, perfetto, è tutto curato nei minimi dettagli, no? No, non ti vedo convinta. Perché non è il mio stile, cioè, non è realistico. Io la vedrei come un complimento, perché una foto, insomma, di solito viene, cioè, fatta bene. Sì, da sì, quadro, intendo, no? Io ho un po' paura di avere due donne nello studio, perché potrebbero litigare. No, ognuna con la propria versione dei fatti, secondo me. No, io sono molto pacifica. Sono molto oceano. E la... Ma stasera... Stiamo bene. Ma stasera cosa ci sta prendendo, Luca? No, sono io. È la tua, esatto, sei tu che... cosa ci hai dato prima? Un cicchettino, cioè ubriacato in qualche modo? No, è macumba, macumba brasiliana. Macumba, vedi. Eh già, perché tu sei brasiliana. Ecco, voilà! No, eh sì. Di bra. Esatto, bisogna dirlo anche questa cosa qui. Sì, va bene, ok. Diciamo che, allora, prima di annunciare la prossima canzone, te la dico, ve l'annuncio così, sempre su Yahoo Answers. Come si chiama la canzone rock inglese o americana, fate voi, che fa ma Shalona, ma Shalona, scritto tutto attaccato, ma Shalona. Perdonateci, The Knack, che sono i cantanti di My Sharona. È così, questo utente anonimo, tra l'altro, ora si capisce perché è indecente, ci fa ascoltare Ma Shalona su Just Speak. Close enough to look.
E questo era Mashalona. Mashalona scritto in una parola sola, come hanno scritto su Yahoo Answers. Sì, Mashalona dei The Knack. No, mai Sharona, perdonate, sennò poi mi uccidono. Sì, potrebbe ucciderti, sì, qualcuno. Potrebbe quelli di Yahoo Answers potrebbero, potrebbero riaprire il sito per insultarmi. Solo per insultarmi, veramente. Però diciamo che, vabbè, anni fa, 10 anni fa, non c'era la tecnologia di oggi, anche per quanto riguarda il trovare le canzoni, no? Tu senti una canzone in radio, la senti in giro e dici, ma cavoli, ma ti ricordi magari un po' il ritornello, un po' la melodia, tipo Mashalona, questi qua. E come facevi però a trovarla 10-15 anni fa? Tra l'altro, lo sai qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Sì. Vabbè, non si bruciano le battute comunque. Vabbè, ma perché dai, era abbastanza semplice. Ci potevo arrivare anch'io. Vabbè. Dai, era abbastanza semplice. Okay. Però ecco appunto, quindi la gente cosa faceva? Si appellava a Yahoo Answers per chiedere queste cose. E un altro ha chiesto: come si chiama la canzone che fa Shura Shero Shura Go? Sì. Eh sì, Shura Shero Shura Go. Eh sì, c'è del disagio, mi rendo conto. Però, effettivamente, diciamo, però che... chi non mastica l'inglese come cacchio fa? Non è che sono tutti studiati come te. No, Sara. No, per carità. Abbi pazienza. No, ma non volevo adesso dire. Adesso va benissimo. Shura Shero Shura Go. Shura Shero Shura Go, forse è un po' esagerato, ma a volte. E Mashalona. Sono i Clash, tra l'altro. Sì, era una prova per vedere se Isa era preparata sull'argomento, ma Isa è sempre sul pezzo. Super sul pezzo, sì. Però cosa ha fatto a questo punto Google? È venuto in soccorso. Google, Shazam, SoundHound, che è un'altra applicazione, sono venuti tutti in soccorso di questi poveri cristi che non sapevano trovare, darsi pace, che non trovavano il titolo di queste canzoni. E praticamente niente, ora è possibile. Vabbè, Shazam si conosce, fai partire Shazam, lui riconosce la traccia, però deve essere la traccia originale, e ti dice il titolo tendenzialmente, se la conosce te lo dice. Mentre Google, l'assistente Google, l'assistente vocale e l'app SoundHound, che sono venute un po' dopo, praticamente, pensate, riconoscono la canzone se uno la canticchia. Cioè basta che fa la melodia, ovviamente deve farla abbastanza attinente, e la riconosce. Cioè magari fai un po' di tentativi, non te la prenderla subito alla prima, però fai un po' di volte e dovrebbe trovarla. Dopo ne scarico una e provo a fare Shura Shero Shura Go. Ti prego, Mashalona. Mashalona. Devi farlo. Ti giuro, devi proprio farlo. E niente, quindi forse Yahoo Answers ha chiuso proprio per questo, perché tanto ormai c'erano ste altre app, quindi non era più necessario Shura Shero Shura Go. Isa, te, essendo brasiliana di origine... Sì, brasiliana. A parte vabbè, l'assonanza, il gioco di... Tu potevi solo essere qui. Assolutamente. Perché tu sei Mendes e... Ah, proprio Brasile? Sì, mia mamma è brasiliana, sì, del Minas Gerais. Uelala. Quante volte ti hanno chiesto questa cosa qui col brasiliano? Tantissimo, sicuramente. No, allora, la cosa principale è... Mi guardano e dicono, ma come sei brasiliana? Non sei perché scura. Sono bianca, ma che... Cioè, cosa vuol dire? Ma fantastica, perché? La gente veramente... Questo di continuo, proprio, di continuo. E poi parole tipo... Qual è la cosa che ti chiedono più spesso? A parte le parole, ok, sono... Quelle sono il classico proprio. Il classico. Sempre. Poi c'è appunto Caraglio, che è anche la città qua in Piemonte, quindi olè! Caraglio è una parolaccia in brasiliano. Sì! Cosa? Aspetta, possiamo... Cretino? Cosa vuol Stupido? Dire? Il pene. Ah! Detto in modo volgare. Il cazzo praticamente. Ma no, scusa, era per capire, per farci capire. Ma no, come? No, ma potevi dire il ca, tanto caraio, già la vide. Vabbè, comunque. Non me romper ca, non me romper ca, come diceva Gigi Proietti, no? Il caraio. Il caraio. Cosa ci ascoltiamo adesso, ragazzi? Invece che mi state facendo prendere una brutta piega questa puntata. Stiamo un po' tergiversando, mi rendo conto, però alla fine che ti devo dire? Alla fine si tergiversa, perché siamo quasi alla fine di puntata, ragazzi. Alla fine della puntata finale della stagione. Mi sento male. E quindi ascoltiamoci In The End dei Linkin Park. Radio Brown The Rocks, Just Speak. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be.
certainty. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've tried. Dei Linkin Park. Siamo quasi alla end della puntata e della stagione. Siamo proprio in the end. Mamma mia. Ma nel frattempo a Isa è venuto in mente qualche cosa di imbarazzante. Sì, Dulcis in fundo. Che, esatto, poteva essere nel tuo Yaiz answer. No, ma stasera non so che cosa ci ha preso tutti. Siamo un po' per le vacanze sono nell'aria. Dai, e come si dice, siamo spumeggianti. Allora, quindi, tutto. Isa, quindi che qualcosa ti di imbarazzante che ti hanno chiesto questa gente. Allora, io per cercare i personaggi da inserire nella Divina Commedia mettevo degli annunci sulle storie di Instagram. Mm-hmm. Fatto sta che ha risposto uno chiedendomi se doveva posare nudo. Aspetta, ma quindi col caraglio di fuori. Esatto. Però vabbè, sarebbe stato più paradiso come visione o più inferno? Dipende. Paradisa. Oh, Maro. Ma infatti sto dicendo paradisa per beh, questa te l'ho servita, eh. Isa, ti ricordi? Sbagliando te l'ho servita. Allora, man mano che Isa pubblicava le sue opere d'arte, perché poi capitava che le pubblicasse, anzi, quasi tutte le hai messe su Instagram, credo. Adesso le ho tolte quasi tutte. Ah, okay. Sì, per creare hype. Comunque, strada facendo, ci ha mostrato qualcosa. E allora, l'anno scorso, mi sembra, avevo iniziato una piccola rubrica che consisteva nel prendere immagini dal mondo e mischiarle col suo nome, no? E quindi sono stati veramente dei giorni molto divertenti. C'era il negozio lì alimentari Nonna Isa, che vabbè. Ah vabbè, quello sì, vabbè, sì, è già subito lì. Nonna Isa. La famosa birra sarda è diventata Icnisa. Oh no, non mi parlare di Icnusa, che meraviglia. Poi cosa c'è stato? La South Sisa. La South Sisa. E la carta di credito Isa. No. Esatto. No, esatto. No. Ma va bene, detto ma tu ciò, ancora sei sua amica, Isa? Sì, guarda, purtroppo questa cosa, dopo che ti ha der Isa. Vabbè, ragazzi, è stato bello. Grazie. Questa era veramente. Questa era epica. Shock. Era proprio un poema epico. Comunque, a parte gli scherzi, a parte le battute, a parte le sciocchezze, sì. Dove ti troviamo, Isa? Quando, come, perché? Sia sui tuoi social, esatto. Che appunto la mostra che succederà a brevissimo. Allora, parto. Ricapitoliamo. Su Instagram mi trovate su is.ariot. Non su come is.ariot. Oppure scrivete Isadora Mendes Panero. E la mostra si terrà alla Zizzola tutti sabato e domenica di luglio, dal 3 luglio fino al 1 agosto, orario continuato dalle 10 alle 18. Se io volessi venire alle 18:30 non posso. Io non c'entro più nulla. Ah, okay. Beh, dai, dopo 8 ore lasciarla anche, cioè, poverina, tranquilla, no? E poi dopo questa mostra cosa succederà di queste tele?
Non lo so. Verranno regalate a noi. No, 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 il progetto è stato commissionato, già appartiene, ha già un padrone. Un padrone. Ok. No, è tutto a posto, per fortuna. Ok, quindi sbaraccato lì finirà a casa di qualcuno o in qualche luogo. Non so dove le metterà, però sì. 66 tele, 30 wow. per 40. Eh beh, sì. Collezionismo. Benissimo. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della stagione di Just Peak. No, io non me la sento. È un po' triste, però sì, finalmente molto. Ce ne andiamo in vacanza. Sì, questo sì. Beh, ancora tra un po', per quanto mi riguarda, però anche per me. Ecco, ancora più di un mese, però. Vabbè. Vabbè, dai, tu già io ne ho anch'io tra un po', però. Una vita in vacanza. No, 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 non credo no, proprio magari. Di essere in vacanza. Me ne no. sarei accorto. Comunque sia, voglio ringraziare, partiamo dall'inizio, chi ci ha fatto la sigla, quindi Fix e Pam. Sì, assolutamente. Terry che ci ha fatto il logo, che sono stati veramente tutti fantastici, grazie, hanno secondato grazie, grazie. Tutte le nostre follie e sono riusciti benissimo a impersonare in immagine e in audio quello che è l'essenza di Just Peak. Quindi grazie mille a loro. Grazie, grazie. Grazie a Sara che mi ha sopportato per tutto questo 24 puntate, l'ho contato. Wow. Stasera 24 puntate sono tantissime. Tantissime. Sono 24 però sono settimane. Volate. Se io ci penso, cioè, da gennaio adesso è stato veramente. È stato sì, è stato molto. È passato mamma molto in mia. Fretta. Ma ci ritroveremo a settembre. Oh, certo, assolutamente. Più abbronzati, sperabilmente. Sì. Sì, decisamente dai, sì. Se mi sopporterai ancora. Ma certo, mio caro. Grazie a Isa di essere passata questa sera. Grazie a voi. Ci hai fatto concludere col botto. Sì, sì, assolutamente. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, sì. Speriamo anche tu. Da tra pochissimo ci sarà il podcast. Quindi scaricate la nostra applicazione di Radio Brown The Rocks. È gratuita, quindi non costa nulla o se non su Spreaker, su YouTube, insomma un po' dappertutto. Condividetelo con amici, parenti e anche le persone che non vi stanno simpatiche. Con tutti. Esatto, spammate. Ma io volevo ringraziare vabbè, cioè, ultimo ma non per importanza, il mio collega Montino qua davanti. Luca sei per me. Va bene. Ora te lo meriti veramente. Grazie. Ora proprio a pieni polmoni te lo diciamo. Grazie davvero, veramente, perché ci siamo divertiti insieme. Ci divertiremo ancora da settembre in poi insieme. E siamo una bella squadra. Siamo una squadra fortissimi per ciao, citare ragazzi. Checco. Ciao ragazzi. Grazie, ciao, ragazzi. Che caro, vedi? Ah, ha rimediato alla fine in corner. Va bene, grazie soprattutto perché senza di voi nulla esatto. di questo avrebbe avuto senso. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno ascoltato i nostri podcast, che hanno interagito con noi, che ci hanno mandato delle richieste, delle domande, delle curiosità, degli aneddoti anche su noi stessi. Ricordiamo quello di Sara solo la scorsa settimana. Il mio papà. Che esatto, ci sono stati veramente. Dei momenti molto divertenti. Ce ne saranno altrettanti. Grazie anche a Radio Brown The Rocks per averci ospitato. Assolutamente, grazie alla sì. radio, a tutti sì. quelli e tutti gli speaker che sono veramente tutti bravissimi e quindi supportate tutti quanti. Radio Brown The Rocks è veramente una grande famiglia e noi festeggeremo a dovere anche con loro. Sì, grazie sì. a tutti, vi auguriamo una buona estate, delle buone vacanze, spero che ci andrete, riposatevi, rilassatevi perché a settembre ripartiamo col botto. Statemi bene, belli, buona estate, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Just Peak e stare insieme, sai già che succederà, che se all'ultimo si aggiunge nuova gente, lo sai già che devi fare, e Just Peak ti può salvare. Dai restate qui, che su Brown The Rocks c'è Just Peak, sono tutti qua i più belli e divertenti. Dai restate qui, che con voi adesso c'è Just Peak, musica, allegria, vedrai che non te ne Join the club.